È stata presentata oggi presso l'aula consiliare del comune di Pietimonte Matese, alla presenza del sindaco Vittorio Civitillo, la 10ª edizione di Illuminarti, la bellissima manifestazione che riaccende le luci sulla storia della città negli angoli più belli e forse meno noti del centro storico. A margine dei lavori abbiamo sentito Giovanna Mastrati, dell'associazione Biblos. Allora, le novità sono, solito format, però c'è una novità importante che è la collaborazione con l'associazione Anserta, che farà un'installazione molto particolare a vicolo stretto. Siamo passati un po' dal format vecchio, che comunque manteniamo in tutto il resto del percorso, a questo nuovo format più giovane e anche più dinamico, anche più concettuale, che ci offre la collaborazione con i ragazzi dell'Anserta. E quindi è sicuramente uno dei luoghi del percorso da non perdere e da visitare. E poi concerti, mostre, reading, artisti di strada, come sempre, 40 eventi li manteniamo anche quest'anno, e un bellissimo concerto di un cantante napoletano molto bravo a Palazzo Ducale. Ovviamente tutti gli altri non meno bravi, ma diciamo che anche questa è una novità di quest'anno.